La SIARTI, la Società Italiana di Anestesia e Terapia Intensiva, Terapia del Dolore Italiana, da tempo si interessa agli aspetti scientifici di fare formazione e informazione. Col mio mandato, che è iniziato un anno e mezzo fa, insieme al direttivo e a vari colleghi, stiamo lavorando sugli standard per dare sicurezza alle sale operatorie, a dare sicurezza alle attività anestesiologiche per i nostri pazienti e anche per noi operatori. E abbiamo prodotto 8 standard, 8 buone pratiche cliniche, cioè cosa bisogna fare in sala operatoria per raggiungere quei livelli di sicurezza e offrire al paziente il meglio che si possa dare. Bene, tra questi standard e queste buone pratiche cliniche c'è la normotermia peroperatoria. Normotermia peroperatoria che tutti gli anestesisti sanno l'importanza, perché le complicanze sono tante, di vari aspetti, però devo dire in tutta onestà che negli anni addietro, ad oggi, poco è stato fatto. Cioè tutti noi crediamo nella normotermia peroperatoria, però non applichiamo la giusta normotermia, perché durante l'intervento di anestesia la temperatura corporea si abbassa anche a 34-33 gradi, per cui noi siamo costretti, nel senso buono della parola, a dover riscaldare il nostro paziente. Per fare questo abbiamo bisogno di un monitoraggio, perché è come riscaldare una casa senza avere un termostato, quindi potrei forse riscaldare troppo o riscaldare poco. Con il monitoraggio della normotermia noi possiamo assolutamente impostare quella temperatura che rende il paziente a 36 gradi per tutto l'intervento, l'intervento sia di breve durata o di lunga durata, breve durata soprattutto nei bambini che vanno protetti in questo. E oggi la campagna che parte in Campania, e devo dire con estrema contentezza, è che la Regione Campania ha sposato questo progetto, dal Presidente De Luca al Dottore Enrico Coscioni, che è responsabile della sanità, del Consigliere della Sanità del nostro Presidente, hanno sposato questa idea, questo percorso, e quindi oggi in Regione Campania si parte con questo progetto e tutte le regioni d'Italia avranno un giorno del Normo Day, quindi temperatura, controllo della temperatura nel perioperatorio per evitare complicanze, per rendere più breve la degenza dei nostri pazienti, perché le complicanze non solo allungano la degenza ma naturalmente una serie di problemi. Io voglio ricordare a tutti il fastidio che molti riferiscono dopo un'anestesia del brivido, cioè i pazienti lamentano due problemi soprattutto, forse tre. Il primo è il dolore, il secondo è il brivido e il terzo è non poter mangiare. Sulla terza possiamo fare ben poco, ma sui primi due dobbiamo assolutamente intervenire. Abbiamo fatto tanto sul dolore, adesso altrettanto sul problema ipotermia accidentale.